A tutti, 2020, siamo ancora in piena emergenza Covid e vi parliamo dal centro operativo comunale della Protezione Civile del comune di Francavilla al Mare. Come voi ben sapete, io sono il sindaco Antonio Luciani, per chi di voi non mi conosce, questa mattina siamo in diretta, oltre che sulla nostra pagina sul nostro profilo di Facebook, anche sulla pagina di Instagram. Quindi chi vuole ci può seguire tranquillamente su uno dei due profili. Inoltre il video poi verrà trasmesso sul canale Telegram e anche sulla pagina pubblica di Facebook, quindi tentiamo di raggiungervi in ogni modo per darvi informazioni, notizie su quello che sta avvenendo a Francavilla al Mare. Abbiamo un altro caso positivo comunicato ieri che quindi fa aggiungere il totale delle segnalazioni a 45 e delle quali 39 casi attivi. Si tratta di un signore di una certa età, circa 90, no, circa, possiamo dirlo, di 92 anni, che purtroppo non è in buone condizioni, è attualmente ricoverato a Chieti, e supportato dai respiratori per l'ossigeno. Gli auguriamo ogni bene, però ad oggi le condizioni non sono assolutamente rose, anche data l'elevata età del soggetto. Tutta la famiglia ovviamente verrà sottoposta oggi a tampone in quarantena e ancora l'onda lunga dei contagi avvenuti prima dell'inizio delle restrizioni e quindi contagi che poi inevitabilmente si diffondono all'interno del nucleo familiare e quindi ci fanno capire che l'emergenza non è affatto finita, ci fanno capire che è necessario indossare le mascherine, mi raccomando, indossatele sempre quando siete in ambienti chiusi, quando andate a fare la spesa, quando siete a contatto, anche se con distanza, con altre persone. Dobbiamo fare questo, dobbiamo lavarci spesso le mani, dobbiamo continuare con tutte le buone abitudini che abbiamo già preso in questi giorni, perché altrimenti rischiamo di non uscire da questa situazione. In realtà ne stiamo uscendo pian pianino e anche felicemente, non vediamo l'ora che tutti siano guariti, ma l'emergenza, continuo a ribadirlo, non è finita, quindi mi raccomando. Tanti sindaci stanno prendendo ordinanze, quella di Pescara è l'ultimo esempio, per le festività della Pasqua e soprattutto per i festeggiamenti della Pasquetta. Perché? Perché questi sindaci temono che le persone, che voi possiate in qualche modo pensare che essendo finita l'emergenza si possa uscire tranquillamente di casa. Ebbene, non è così. Io però sono contrario, l'ho detto fin dall'inizio di questa emergenza, alle ordinanze sindacali, perché questa emergenza è gestita a livello centrale dal governo e le norme già sono presenti. E allora cosa faremo a Pasqua e Pasquetta? Beh, De Luca, il governatore De Luca, manda i carabinieri con il lanciafiamme, si stanno diffondendo i video più scherzosi in rete riguardo a questo o a quell'intervento dei singoli governatori, dei singoli sindaci. Io non posso far altro che mandarvi il nostro comandante della Polizia Municipale Fabio Torrese munito di mazza da baseball, visto che lui è un bel giocatore di baseball, quindi andrà in giro con la sua mazza da baseball, mi raccomando. Ovviamente sto scherzando, ma una cosa sulla quale non scherzo è che sia nel giorno di Pasqua sia nel giorno di Pasquetta noi istituiremo dei controlli in maniera ferrea. Ci saranno vigili urbani, ci sarà la capitaneria di porto, ci saranno i carabinieri, ci sarà la finanza, ci sarà la polizia, ci sarò anche io stesso con qualche uomo della protezione civile e con i volontari della protezione civile a controllare l'evolversi della situazione sul territorio, perché le norme già ci sono, non potete uscire di casa, non possiamo uscire di casa e chi lo fa senza giustificato motivo viene assoggettato a sanzione, quindi ben €300 di multa per una semplice passeggiata. E ricordatevi, che a Pasqua e Pasquetta i controlli saranno assolutamente fermi e ferrei, così siete tutti avvisati, nessuno può pensare di andare a fare la passeggiata lungo il mare perché è finita l'emergenza, perché l'emergenza non è affatto finita e per il bene vostro, che sto dicendo queste cose, per il bene mio, per il bene di tutta la comunità. Siamo stati bravi fino ad oggi, nonostante queste bellissime giornate, oggi c'è una temperatura veramente stupenda, però non abbiamo, diciamo, trasgredito. Qualche trasgressione c'è, sono state fatte anche diverse sanzioni, però
Però devo dire che in generale la comunità si è comportata bene. Dobbiamo fare quest'ultimo sforzo, anche per Pasqua dobbiamo rimanere a casa, per Pasquetta ancora di più. Io mi auguro anche, ve lo dico così con il sorriso, anche una pioggerellina a Pasquetta. Ha sempre piovuto, speriamo che non faccia una bella giornata come questa e che piova, così risolviamo il problema alla fonte. Ma se dovesse essere una bella giornata come questa, saremo lì a controllare, saremo lì a reprimere eventuali violazioni. Lo dobbiamo a noi e lo dobbiamo alla nostra comunità. Con me oggi Paola Toro, mi vedete al sole perché ci siamo messi nel chiostrino del Museo Michetti, abbiamo approfittato di questa struttura che è vuota, deserta, guardate, mi si chiude il cuore quando sto qui da solo, non vedo l'ora che possa essere rifrequentata come avveniva in passato da tutti i francavillesi e da tutti gli abruzzesi. Ci siamo messi qui nel chiostrino, Paola Toro mi aiuta a leggere eventuali vostre domande e magari mi sollecita qualche tema ulteriore. Dimmi Paola. Allora, buongiorno a tutti. Da Instagram ci arriva la seguente domanda, Sindaco. Volevo sapere, anche in Abruzzo c'è l'obbligo di indossare le mascherine? No, in Abruzzo no, un'ordinanza del genere non è stata ancora fatta, però sto vedendo che quasi tutti le indossano. E anche in quei pochi casi in cui ci sono le trasgressioni, io sto parlando anche con i titolari dei supermercati per dire, perché qualche supermercato, ad esempio, già la impone come regola sua, non è vietato l'ingresso senza mascherina. Ebbene, lo potrebbero fare tranquillamente tutti quanti e pian piano lo stanno facendo tutti quanti. Insomma, io sono convinto che le persone stiano capendo da sole che la mascherina è necessaria. Oggi non ci sono più scuse perché le abbiamo distribuite gratuitamente, altre ancora ne distribuiremo probabilmente in futuro, ma iniziano a trovarsi anche pian pianino nelle farmacie, non ci sono scuse. Non intendo fare ordinanze sul punto, vediamo se lo farà la Regione Abruzzo e seguiremo con attenzione, però non serve un'ordinanza per imporci un comportamento che serve a tutelare noi stessi e il nostro prossimo. Ecco, vogliamo dare, Sindaco, un aggiornamento rispetto ai buoni per la spesa, quelli finanziati dal governo, per cui stiamo ricevendo le domande, le riceveremo fino a domani a mezzogiorno. Domani a mezzogiorno si chiude il termine per fare la domanda, tante domande sono arrivate, tante domande sono state già processate, gli uffici mi dicono e mi riferiscono che entro sabato mattina il primo pacco di domande verrà assolutamente licenziato, verranno inviate le email che permetteranno da sabato stesso di andare a recarsi nei supermercati a fare la spesa. Ancora un paio di giorni di pazienza e vedrete che tutti riceveranno la loro risposta. Io per il momento, Sindaco, non vedo altre sollecitazioni, vuol dire che sei stato sufficientemente chiaro su tutti i punti. E allora non ci resta che salutare i nostri amici che stanno a casa, purtroppo. Guardate, però, anche andare in giro, vi dico, sono in alcuni momenti mi sento fortunato anche nel dover venire tutti i giorni e quindi avere la possibilità di uscire, ma non è la stessa cosa senza di voi.